Capisco che il peccato sul terremoto che non c'è, che non può in questo momento. Fai fare un intervento a Lorenzo Ricciardi, sempre in stato UF, che parlerà di più. Allora, vi chiedo un attimo di attenzione. Io sono, non sono un avvocato, sono una cittadina e come cittadina mi sono informata. E adesso, perdonatemi, leggerò perché le leggi sono una cosa difficile, però cercate come cittadini come me di stare dietro al discorso. Cosa può fare un'amministrazione? Ecco, dal 2021 può fare una cosa semplice. Per difendere il territorio come altri hanno fatto in altri territori, altri sindaci, ci si può appellare a delle leggi. Quali sono nello specifico le leggi nella Costituzione che difendono il suolo dal 2021? Andatevele a guardare, cittadini, come l'ho fatto io che non sono un avvocato. L'articolo 941 tutela l'ambiente e gli animali. L'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9 al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione il principio di tutela ambientale. Nello specifico recita: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Qua, non io che non me ne intendo, c'è stata proprio un'interpretazione estensiva e sistemica di questa cosa. Quindi l'ambiente è un ecosistema. Quindi, vi cito altre leggi, la tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato di cui alla lettera S del secondo comma dell'articolo 117, dove la tutela del paesaggio, costituzionalmente sancita dall'articolo 9, tutela l'ambiente con una lettura espansiva. In tale prospettiva l'ambiente si configura come valore primario e sistemico. Andiamo a vedere cosa vuol dire. La Corte ha fatto riferimento, cito la sentenza 179 del 2019, a un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa dell'ecosistema non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, quindi capace di esprimere una funzione sociale e di interessi plurali per la cittadinanza. In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato e apparentemente privo di pregi. Io questo ho citato, non l'ho detto io, perché questa parola degradato poi viene utilizzata e strumentalizzata. Come abbiamo visto poi qua è ambiente agricolo, non è degradato, si degrada dopo quando abbandoniamo i territori. L'articolo 2, andiamo avanti, segnatevele, andatevele a vedere, i cittadini, noi possiamo lottare solo se le cose le sappiamo. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica, intervenendo sul secondo comma. Cosa fa? Stabilisce che l'iniziativa economica e privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente. Questo lo dice la nostra Costituzione. La seconda modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, segnatevelo e andatelo a vedere, e dice appunto sempre la stessa cosa. L'articolo 41 recita nello specifico quanto vi dico: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e alla libertà dei cittadini. L'ultima legge che vi cito, la Cassazione Civile, non vi dico tutti i numeri, ha inoltre riconosciuto il principio secondo il quale la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale. Che cosa vuol dire queste parole? Si sancisce che viene a essere toccato il bene pubblico non monetabilizzabile come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti. Quindi, in base alla giurisprudenza, si afferma, sul piano degli obblighi e dei risarcimenti, come la violazione del bene assoluto ambiente determina un danno ingiusto, non risolvibile in un mero risarcimento monetario.
sbaglio, si rientra nell'ipotesi di lesione di un valore inerente alla persona come valenza autonoma rispetto al risarcimento delle specifiche conseguenze patrimoniali derivatene. Questo io lo dico non da avvocato, mi sono informata. Cittadini, mi raccomando, informiamoci e siamo persone personalmente attive che non ci vengono a dire che certe cose si possono e si riescono a fare, perché meno male sia l'Europa ma anche un pochino anche in Italia queste cose stanno avvenendo anche a livello legislativo e molti amministratori illuminati hanno rischiato di loro per difendere il territorio, hanno rischiato, ma poi non gli è mai successo nulla perché appellandosi a questi principi ovviamente sono stati tutelati. Grazie.